Ciao ragazzi, scusate se in questo periodo non carico tanti prank, ma la vostra attesa verrà ripagata. Stiamo registrando tante cose molto divertenti, quindi attendete ancora un po' perché non siete pronti. Ciao a tutti ragazzi, sono Tyler Strikes, bentornati in un nuovo video. Nei video precedenti ho spesso indossato o comunque fatto vedere questi occhiali speciali. E molti di voi di conseguenza mi hanno chiesto di fare un video dove spiegavo un po' che diamine siano questi cosi. Ebbene, questi signori sono smart occhiali che si connettono alle onde cerebrali e manifestano direttamente ciò che voi pensate sullo schermo semplicemente premendo un tasto. Ad esempio, vediamo a cosa sto pensando in questo momento. Sto pensando ai soldi e come farli in fretta. No, vabbè, ragazzi, sto scherzando. Questi occhiali a LED non funzionano tramite il pensiero cerebrale, ma ci manca poco, diciamo. Praticamente io comando i miei occhiali tramite il mio telefono, che è sempre questo, ragazzi, rotto, perché nello scorso video ho Watch out, watch out, watch out, watch out! Sempre lo stesso iPhone rotto, sia chiaro. Ma torniamo ai nostri fantastici occhiali alieni. In realtà, ragazzi, ovviamente hanno un nome, adesso ve lo faccio vedere, aspettate che mi teletrasporto un attimo. Eccoli qua, ragazzi, si chiamano occhiali Camion. Li ho comprati ormai già un mese fa, ma sono l'acquisto più figo del mese. Come vedete sono specchiati, quindi nessuno vedrà i vostri occhi. Quindi con questi occhiali voi mettete una protezione infinita alla vostra anima. Occhiali da sole anche di sera. Vi dico già una cosa, proverò ad usare gli occhiali per rimorchiare ragazze per strada, semplicemente usando ciò che compare negli occhiali, ovvero io non parlerò, andrò dalle ragazze direttamente fermo, così immobile, tipo cyborg. Perché tra le cose c'è anche un sensore di movimento che è veramente figo, e una volta che lo attivate, lui capisce quando state camminando e diciamo lo indica sul display. Vogliamo provare? Ok, adesso in teoria se mi muovo, se cammino, comunque faccio dei movimenti perpetui. Gli occhiali dovrebbero segnalare che sto camminando. Proviamo? Visto, ragazzi? Sto camminando, eh? Sì, andiamo avanti, fieri. Madonna, ragazzi, Terminator. Pum, 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 pum. Mi fermo? E riparto. Pum, 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 pum. È incredibile, vero? Quando vedete la tipa che vi piace? Quando vedete qualcuno che vi sta sul cazzo, vi fanno arrabbiare? Quando state parlando di cose nerd. Ma una delle cose più fighe, ragazzi, è poter giocare a Tetris. Mentre gli altri guardano. Sono super pro a Tetris. Ok. Un altro qui. No. Un altro. Via. Easy. Visto, ragazzi, sono un pro a Tetris. No, ho fallito, perché? No, ragazzi, in realtà vi sto prendendo per il culo. Sono tutte animazioni prestabilite che io utilizzo al momento. Sono solo grafiche. Non sto giocando davvero a Tetris con gli occhiali. Volevi. Vabbè, ragazzi, ora che vi ho preso un bel po' in giro, scusate, vi faccio vedere un po' come funziona l'applicazione per gestire il vostro trasmettitore di emozioni umanoide. Allora, ragazzi, come vedete abbiamo quattro opzioni. La prima è il testo. Il testo è super easy. Basta digitare il testo e vi compare perpetuo sui vostri occhiali. Possiamo anche aumentare la velocità. Quindi se sto parlando con qualcuno, vedete, posso digitare quello che penso istantaneamente, LOL o il lampeggiare come un vero robottino. Oppure se sono felice, fuochi d'artificio, gli alieni, il teschio. E il sensore di movimento, che ovviamente non esiste, vi stavo prendendo per il culo. Dopodiché, ragazzi, c'è la funzione di equalizer, che è una vera e propria figata, perché non sto scherzando stavolta, capta le onde. Praticamente gli occhiali vanno a tempo con gli equalizer, con la musica che stai riproducendo vicino a te. E io direi di fare una prova perché è molto più facile da spiegare. Adesso attacco una musica a caso, speriamo. Ma che cazzo? What? What?
perché la mia voce proviene da me? C'è un'altra funzione molto carina che è Creator, dove guardate che magia, ragazzi, toccando i pixel nel telefono accendo le luci nell'occhiale. Vedete, molto figo. Posso letteralmente disegnare ciò che mi passa per la mente e posso pure farlo animare, perché guardate, ragazzi, posso creare più pagine dove modifico magari qualcosa di piccolo, creando in poche parole le animazioni. Guardate qua, dovrebbe essere animato. Com'è? Ho fatto un'animazione a caso in questo momento, per esempio. Sì, lo so, fa schifo, però ragazzi, l'ho creata adesso, guarda, posso anche aumentare la velocità. Ad esempio, ragazzi, io ho creato questa, vedete, vi piace? È tipo caricamento, diciamo, quando sono in loading mi metto così. Ah, ho creato anche quell'altro, aspettate, che non è questo. Questo qua, ragazzi, ho provato a rifare il caricamento dei video su YouTube, i buffering, è venuto un po' così. Però se avete voglia di provare a cimentarvi, è comunque divertente farli, ti prendi un po' male perché ti metti lì a nerdare, che dici, devo nerdare. Se invece non avete voglia, siete pigri, non sapete farlo, semplicemente andate sull'Explorer, che è una figata madornale, perché potete postare i vostri lavori o scaricare quelli degli altri. Ad esempio, vedete, ragazzi, adesso scarico, bellissima questa faccina qua, me la scarico. No, vediamo se si vede bene, assurda, mi piace un botto. No, vabbè, che stile, 404 error. È stupendo, ragazzi, basta un click e questo qua ve lo scaricate, vedete, save to my folder. Dopodiché andate appunto al My Folder, ovvero la vostra cartella degli effetti salvati, e guardate, avete un ben divio di effetti fatti, tra cui questo. Run. E mi sono dimenticato anche di dire una cosa molto importante, ovvero che io attraverso le lenti ci vedo benissimo, come se fossero degli occhiali da sole, fondamentalmente un po' rigati, però anche se la luce lampeggia tanto, io vi giuro, vedo tutto. E niente, ragazzi, spero che questo video un po' diverso dal solito, un po' meno troll ma allo stesso tempo molto troll, vi sia piaciuto. Da Tyler Strikes è tutto, e niente.